Eccoci qui ancora una volta con Salvatore Coccia, direttore dell'Aralda Abruzzese. Ciao Salvatore. Salve a tutti. Ci avviciniamo, come dicono in televisione adesso, a delle giornate calde. Giornate calde, calde, dice il weekend sarà molto caldo. Ma noi iniziamo prima del weekend parlando, come al solito, dell'Aralda Abruzzese e dei due argomenti di oggi. Il primo, l'abbiamo accennato già l'altra volta, incontro che abbiamo fatto, un altro servizio che abbiamo preparato con te, ed è quello del meeting che si è svolto a Teramo, Scienza per la Pace, è un meeting che ha avuto un suo grande successo, Salvatore. Beh, certamente è stato un evento importantissimo, importantissimo per i partecipanti, per i relatori, per la loro levatura culturale e importantissimo anche per il tema. Il tema che è quello del rapporto tra scienza e pace. Innanzitutto questo meeting, per chiarire, è il secondo meeting che si svolge a Teramo all'università, organizzato ovviamente oltre che dall'università, dalla diocesi e dalla Pontificia Accademia delle scienze sociali di Roma. E in rappresentanza appunto il vice cancelliere ha partecipato Monsignor Viganò. E dicevo un evento molto importante perché? Perché spesso si ritiene la scienza come una realtà avulsa dal contesto sociale, avulsa dalle tematiche fondamentali. Invece questo meeting vuole cercare di chiarire come è non solo possibile, ma è indispensabile che la scienza si accordi con i valori fondamentali dell'uomo, che sia una ricerca a servizio della persona, non ricerca fine a se stessa. E la ricerca è una ricerca che deve tener conto di parametri specifici. Una sola sottolineatura: proprio Monsignor Viganò ha parlato dell'importanza della scienza e della ricerca, che non può essere tale se non promuove la persona, e la persona la promuovi essenzialmente all'interno di un contesto di pace e di libertà, nel rispetto della sua dignità. E questo è importantissimo. Difatti, lo stesso Monsignor Viganò, così cerca di dire, o meglio, dice anche con una certa chiarezza, non solo cerca, di stare attenti alla pseudoscienza, a tanti che vengono chiamati scienziati, ma non rientrano nelle categorie dello scienziato, nel ricercatore, perché tra l'altro tanti chiamati scienziati, vediamo anche quanti appellati tali, chiamati tali nel periodo della pandemia, chiamati scienziati, e in tanti casi hanno fornito delle informazioni decisamente non corrette. E certo che, dice Monsignor Viganò, la vera scienza promuove l'uomo, la pseudoscienza è il frutto della disinformazione. E oggi purtroppo di disinformazione, cioè di informazione distorta, ce n'è tanta. Per cui è importante, io spero, almeno hanno promesso che avrebbero pubblicato anche gli atti. Speriamo che questo avvenga perché veramente gli interventi sono stati di alta levatura culturale e sarebbe molto bello per tutti, dico tutti, che ne venissero a conoscenza attraverso un'attenta lettura e una conseguente riflessione. Bene, ci colleghiamo parlando appunto di pace, scienza, pace,
all'altro argomento di cui parliamo oggi, Salvatore, ed è quella Mission Impossible, possiamo definirla, che il cardinale Zuppi ha fatto a Mosca proprio per la pace. Non ci si aspettava certo che tornava dicendo ecco qua, è finita la guerra, tutto torna con la pace. Però dei primi passi sono stati fatti grazie anche alla Chiesa. Con amarezza, bisogna dire che negli ultimi tempi, negli ultimi mesi e negli ultimi giorni, poco si parla di pace, poco si parla di azioni per promuovere, per costruire la pace in questa guerra che non accenna minimamente né a diminuire, men che meno a smettere. Ora, l'iniziativa di Papa Francesco di mandare il cardinale Zuppi, a suo nome ovviamente, prima in Ucraina e adesso in Russia, è certamente un'iniziativa lodevole. Non potevamo aspettarci che Zuppi, il cardinale Zuppi, tornasse con l'accordo di pace, ma anche perché non era questo l'obiettivo. L'obiettivo era verificare nemmeno le condizioni, le precondizioni, quindi a partire anche dal risolvere i tanti casi umanitari e poi di vedere, di verificare se ci sono almeno alcuni presupposti per costruire una pace. Cosa dire? Certamente grazie a Papa Francesco, perché è tra i pochi, se non l'unico, a lavorare in questo senso, a non parlare di armamenti da inviare, ma a parlare da diplomazie da attivare per costruire la pace. E questo è un messaggio per tutti noi, di smettere di parlare di armamenti e di parlare seriamente di come costruire la pace e raggiungere la pace. Sai, guardando la televisione nei giorni appunto in cui il cardinale Zuppi è stato in Ucraina e a Mosca, è quasi, era, cioè no, quasi, era anche sorridente. Questa è una bella cosa, perché non si aspettava chiaramente, no, come abbiamo già detto, la risoluzione. Però il fatto che sia stato detto da Mosca, dalla Russia, non ci sono ora le condizioni, quindi là, il cardinale ha visto uno spiraglio dove lavorare, sia diplomaticamente, ma non dimentichiamo che essendo anche chiesa, la preghiera è anche importante per che questo possa avvenire. Speriamo, è un primo passo, non è stato ricevuto, anche questo era da prevedere, però va bene così, bisogna iniziare e speriamo che sia di buon auspicio. Bene, allora Salvatore, anche per oggi ci fermiamo qui e vi ricordiamo di comprare l'Araldo, leggere l'Araldo, abbonarvi all'Araldo, leggete anche l'Avvenire insieme all'Araldo, quante cose si possono fare. E ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Arrivederci. Arrivederci a tutti.